Buonasera, grazie per essere qua. Una giornata lunga che è iniziata alle 17. Iniziata alle 17 con un evento speciale. Quando ci siamo sentiti con Sergio abbiamo pensato di fare una cosa, come ci ha suggerito lo stesso Sergio, sobria, un po' tra noi. In fondo sono solo i 90 anni di Sergio, il quale si è raccomandato con noi, come dice lui ogni tanto quando ci sentiamo al telefono, di non fare quelle cose così. E permettimi, Sergio, in quel così c'è anche un po' da interpretare, ma quel così era quelle cose un po' ridondanti, no? fuori tono. E allora l'idea di stare una serata insieme, di fare un compleanno tra amici, è stata l'idea che ci ha portato qui una giornata intera, una giornata che appunto è partita questo pomeriggio, un po' alla rovescio, invece che, come dire, noi fare un regalo a Sergio, lui ha fatto un regalo alla città, ha fatto un ennesimo regalo alla città, perché ci ha portato qua, oltre a Walter Veltroni, Ettore Scola. Ettore Scola, che ringraziamo per essere qua. E Sergio, nei suoi 90 anni, ha voluto fare questo piccolo regalo, presentare nella nostra città, che è strano chiamarsi Federico, appunto con l'autore Ettore Scola, il film appena presentato a Venezia. È un'occasione particolare, io non so, dicevamo anche prima, no, Sergio, chiacchierando, se Rimini, come diceva Federico, è un tenero pastrocchio. Sicuramente è un pastrocchio. Da sindaco posso dire che, oltre alla tenerezza, viviamo anche momenti un po' di durezza, diciamo così. E sicuramente è un pastrocchio strano, un pastrocchio che sa parlare, come dire, il dialetto di un borgo di 200.000 persone, che poi si apre, diventa internazionale e fa 18 milioni di presenze. Questa forse è la stranezza anche di quello che abbiamo visto oggi, no? Di un grande italiano che ha saputo nel suo percorso di vita raccontare la provincia attraverso i suoi film, non dimenticandosi mai da dove arrivava, appunto, Federico Fellini, e portando questo nostro dialetto un po' biascicato in giro per il mondo. E Sergio, ancora una volta, come dire, ci fa, dicevo prima, un regalo, ma ci stupisce. Di Sergio io adesso ovviamente cedo subito la parola, perché è facile parlare, ma anche difficile. È facile perché è uno di noi, perché in quest'Italia spaesata, in quest'Italia stordita, in quest'Italia dove, come dire, le vibrazioni della speranza non arrivano, ci mancano, dove tentiamo di immaginare delle coordinate per interpretare il cambiamento anche nella nostra città, in quest'Italia mancano dei momenti, dei punti di riferimento, degli ascolti, delle parole, dei toni di voce. Io da sindaco sento, come dire, la necessità a volte, come ad una boa, di ancorarmi a qualcosa. E Sergio, la nostra fortuna, è, come dire, uno dei grandi italiani a cui ancora ancorarsi, ancora a cui fare riferimento. Però è anche difficile parlare di Sergio, perché si rischia di una colpevole incompletezza, una colpevole mancanza, ovviamente, nel ricordare cosa ha fatto, chi è stato, chi è. Le cose che ha scritto, che ha raccontato anche oggi, dopo il film di Scola, abbiamo visto Zoom su Fellini. E forse davvero, ce lo dicevamo prima chiacchierando, è davvero quello che hai fatto, Sergio, alla città, un regalo straordinario, perché viene restituita anche a Rimini una dimensione di Federico Fellini, forse la più vera, la più pulita, in quel bianco e nero che a volte incrocia il colore, come dire, una restituzione di Fellini spogliata anche di quella ridondanza di grottesco che a volte, come dire, sì, questo anche con un tono un po' provinciale,
lo abbiamo guardato. E questo è davvero un bel regalo alla città. Un regalo alla città nei 90 anni di Sergio. Io ringrazio Walter Veltroni, che è qua con noi, Ettore Scola che ha lavorato nella nostra città, e l'altro regalo è il suo ritorno, e quindi anche di questo, come dire, anche a questo, per questo dobbiamo qualcosa a Sergio. Io lascerei la parola, ovviamente siamo senza scaletta, questi non sono gli appunti, è un foglio bianco. Lascerei la parola a uno dei tre che, tirato a sorte, Sergio, ci dici due cose tu all'inizio. Grazie. Grazie a tutti per essere qua. Ma tutte le cose che avrei voluto dire le hai dette definitivamente tu. E con molta sapienza, con molta sincerità, con molta pacatezza. Sono anch'io dell'idea che Rimini vale molto di più della fama che ha per quello che riguarda il modo in cui è stato trattato Federico dalle nostre parti. Federico non è soltanto un'immagine cara, perché è una singolare e straordinaria apparizione nel nostro panorama umano, e di cui ci gloriamo, di cui andiamo fieri, orgogliosi, eccetera. Non appartiene soltanto, voglio dire, alla Romagna e a Rimini, appartiene al mondo. È oggetto di ammirazione, di stima e di riferimento in ogni punto della terra. Non posso dimenticare un giudizio che dette il nostro amico, anche egli perduto purtroppo, Tonino Guerra, quando, richiesto di dire dov'è la grandezza di Federico, si limitò a dire una frase che per me veramente riassume tutte le qualità di Federico. Disse: ma è l'unico grande artista che con 20 metri di pellicola è riuscito a far credere al mondo che il Rex è effettivamente passato quella notte davanti al Grand Hotel, e tutta la città ne è rimasta segnata e il mondo meravigliato da questa apparizione singolare, subito inghiottita dalla nebbia, con i mosconi, come li chiamiamo noi, le piccole imbarcazioni colme di persone riminesi, ma anche di turisti, che gridavano un evviva a questa nave che rappresentava una bellezza italiana. Ecco, Federico ha portato nel mondo un'idea che non è solo di Rimini, ma di un'Italia, e oserei dire di un modo di concepire la bellezza veramente straordinaria, che ha toccato tutte le contrade del pianeta. Non c'è luogo dove io sia stato e non abbia raccolto una sorta di invidia per avere condiviso con Federico la nascita. Io posso dirlo ormai, perché mi sento due volte cittadino di Rimini. E mi dolgo quando mi accorgo che, per esempio, Federico non ha un monumento a Rimini. Arrivano moltitudini di persone che chiedono soprattutto di Federico, poi naturalmente anche del Tempio Malatestiano, dell'Arco d'Augusto, del Ponte di Tiberio, delle cose giottesche di cui abbiamo persino delle testimonianze ragguardevoli, eccetera. E quando si tratta di dire: ma Federico Fellini, dove ha riscontro in questa città? In che cosa è riconoscibile, se non nelle immagini di Amarcord, che la riproducono in qualche modo, ma sempre attraverso una finzione, che rende qualche volta il vero più vero del vero, ma il massimo che si chiede all'arte è quello di trasfigurare il vero, di trasformarlo nell'immaginazione, che Federico considerava d'altronde il modo più alto di pensare. Allora, raccontavo al sindaco stasera di aver incontrato il grande scultore Pomodoro, che ha regalato, si può dire, a Rimini la statua che figura nell'ingresso del cimitero della nostra città. E gli ho detto: ma non potresti farne una copia, darcela? Vorremmo metterla nel punto più visibile della riminesità, cioè nel piccolo piazzale che sta tra il porto nuovo, la nuova darsena, il lungomare che principia di lì e finisce lontano, in qualche modo percorrendo tutta la teoria degli ombrelloni, dell'accoglienza in sostanza di quanti vengono a godere a Rimini questa straordinaria opportunità di vivere un tempo sereno, felice,
appagante da molti punti di vista. E gli ho detto, non potresti farci una copia del monumento? E lui mi disse con molta lealtà, dice, guarda Sergio, ma verrebbe a costare un'infinità, perché oggi bisognerebbe ripristinare tutte le strumentazioni, le modalità per creare questa massa di acciaio, di bronzo che sia, non posso giurare sulla qualità del metallo, e varrebbe forse la pena di tentare una cosa forse più modesta, ma anche più aggiornata in un certo senso, e collocarla là dove tu dici che starebbe bene. Io condivido questa tua scelta. Ne ho parlato con il sindaco che conosce questa mia vecchia debolezza, ha detto, ma fatti portavoce nella città di questa cosa, che sarebbe un gesto degno anche del nostro orgoglio e della nostra dignità, oserei dire, culturale e civile. E mi ha suggerito una cosa bellissima. Perché, mi ha detto, Sergio, non tentiamo un esperimento di coinvolgere la comunità? Comunità, dopo tutto, vuol dire mettere in comune. Se ci mettiamo tutti d'accordo intorno a un interesse di carattere comunale, in questo senso, ma nazionale e internazionale, allargandone il significato, perché non dovremmo riuscire a costruire un tesoretto dove ciascuno mette del suo, anche anonimamente? Non abbiamo bisogno di sponsor dichiarati che traggono sempre qualche profitto personale dalla loro liberalità. No, i cittadini normali, anche un euro, e formare una somma per poter andare da, per esempio, da Pomodoro e dire, ecco, questo è quanto può servire per costruire questo monumento, per il quale io sono certo che Pomodoro non chiederebbe nulla. Pomodoro fu insignito del grande riconoscimento del premio di Tokyo, consegnato addirittura dall'imperatore, che di fronte ai due artisti premiati, Federico e Pomodoro, disse una cosa che riguardava entrambi, ma particolarmente Federico, che nel momento in cui ricevette il dono si sentì dire dall'interprete, l'imperatore del Giappone, le consegna questo dono non a nome del Giappone o della casa imperiale, ma a nome dell'umanità, perché non c'è luogo della terra dove non sia arrivato il mistero straordinario della speranza che si collega all'immaginazione della gente per un mondo migliore fondato sulla bellezza. Ecco, io credo che un premio destinato alla bellezza in un tempo così votato al sacrificio e quindi indotto in qualche modo a ridurre la qualità delle sue aspirazioni, dei suoi sogni, eccetera, potrebbe essere una riparazione, una sorta di redenzione proprio civile che farebbe onore alla nostra città. E timidamente, per quel poco che può rappresentare la mia voce, raccolgo la proposta del sindaco. So che è condivisa dalle persone che sono qui con me, così ragguardevoli e importanti, e vi invito a considerare l'opportunità di aderire o meno a questa idea. Grazie. Nel film di Ettore Scola, che credo molti di voi abbiano visto oggi pomeriggio, c'è una battuta che Ettore sa, considero un pezzo di storia del cinema. Nel film c'è un narratore, figura abbastanza insolita nei film, perché nei film ci sono gli attori che interpretano i personaggi, più difficilmente si trova un narratore. Invece nel film di Ettore, dedicato a Federico Fellini, c'è il narratore. E a un certo punto c'è una scena in un bar in cui il narratore sta parlando e la cassiera di questo bar si rivolge verso il barista e gli dice: non ha pagato il caffè. E il barista, che è sapiente, dice la frase alla quale facevo riferimento prima, che è: il narratore non paga. Se fosse stato vero, Sergio Zavoli sarebbe uno degli uomini più ricchi del mondo, perché non avrebbe pagato nulla nella vita per tutto quello che ha raccontato. E siccome tutti noi siamo stati... siamo stati i baristi, nel senso che quel barista lì è uno che sa che il narratore merita di non pagare per quello che dà attraverso la sua arte, che è quella di narrare, che è un'arte che
merita un caffè, che è quello che il barista può dare, ma merita un fiore da un fioraio, merita un... perché senza ciò che i narratori hanno raccontato ciascuno di noi sarebbe più povero. E è il caso di Sergio. Sergio ha raccontato per un lunghissimo tratto della sua vita l'Italia, la sua storia, e sarà celebrato, Sergio, come è giusto, mercoledì prossimo in Rai, grazie alla sensibilità del presidente, del direttore generale della Rai, a Viale Mazzini, nel luogo dove lui è stato in tutti i ruoli possibili, compreso quello di presidente. Sarà celebrato alla presenza del presidente della Repubblica, che ha voluto così significare l'importanza di quello che Sergio Zavoli ha fatto per il giornalismo e per le istituzioni e per il paese intero. Io vorrei solo dire questo, che Sergio ha cominciato, io la prima immagine che ho di Sergio, prima ancora di conoscerla, è una fotografia in cui ne abbiamo parlato in un'altra circostanza, sempre qui a Rimini. Io ormai sto quasi più a Rimini che a casa, quindi alla fine dovrete darmi almeno un posto da bagnino per l'estate. È un'immagine di Sergio con la tuta della Rai e con quelle tre lettere, che nella storia della mia famiglia sono tre lettere importanti. E Sergio ha cominciato da qui, come tutti sapete, diciamo, è stato raccontato molte volte. Ha cominciato facendo una cronaca con le amplificazioni in piazza di una partita di calcio e poi è diventato un grande giornalista radiofonico. Mi permetto un attimo di soffermarmi su questa dimensione radiofonica, perché la radio è una meravigliosa forma di comunicazione. La radio, diversamente dalla televisione, persino dal cinema, non parliamo del computer, ha un margine di parzialità, cioè non avendo le immagini, la radio richiede nell'ascoltatore una dose di fantasia analoga a quella che ha chi legge un libro. Chi legge un libro immagina i personaggi, chi ascolta la radio immagina quello di cui si parla. Ma richiede una capacità non minore da parte del narratore, soprattutto in un tempo quale quello nel quale Sergio ha lavorato, in cui non c'era la televisione oltre la radio, c'era solo la radio. Per cui gli italiani sapevano le cose attraverso la loro voce. La loro voce doveva descrivere ciò che oggi le immagini si sforzano di raccontare nella loro, come posso dire, plateale immediatezza. Loro usavano le parole per raccontare quello che accadeva, e accadeva molto, a gruppi di persone, a famiglie che stavano la sera con la radio accesa mentre si cenava, così come oggi si sta con la televisione accesa, e sapevano le cose del mondo attraverso le loro parole, non attraverso le immagini. Noi oggi abbiamo visto questa cosa terribile che è accaduta in Kenya, perché un ragazzo di Napoli che stava lì in quel centro commerciale con un telefonino, dopo 2 secondi ha mandato le immagini a Roma e quelle immagini sono entrate dentro di noi. Allora entravano le loro parole. Per cui la ricerca delle parole era un'arte. Nessuno di loro ha mai usato quella forma semplificata di comunicazione che ormai si usa per descrivere le cose, che vengono spiattellate lì come se fossero oggetti senza superficie e profondità. Nel loro racconto c'era una ricerca delle parole che era un fatto culturalmente molto, molto importante, molto elevato. E per cercare quelle parole bisognava avere fantasia e bisognava avere cultura. Sergio ha una passione per le citazioni. Un altro collega della sua generazione, Enzo Biagi, era altrettanto attento alle citazioni. Le citazioni presuppongono due cose. Primo, presuppongono di aver letto i libri che si citano. Si può citare ciò che si è letto. Sì, certo, ci sono anche quelli che vanno, oggi ci sono dei siti di citazioni, pigliano là e sono a posto. Ma nel caso di Sergio c'è dietro, diciamo, una profondità che è alimentata da tante letture. Ma la seconda cosa meno evidente è che per citare ci vuole umiltà.
Cioè devi immaginare che le parole di un altro siano migliori delle tue per dire quello che tu pensi. Una cosa che io considero di grande, appunto, generosità. E d'altra parte Sergio qui, parlando del suo, cioè parlando in occasione del suo compleanno, ha parlato solamente del suo amico Federico Fellini. E l'altra cosa che a me ha sempre colpito di Sergio è il tono di voce, non solo il tono di voce nel senso fisico del termine, che anche quello conta, ma il tono di voce come rappresentazione di un'idea del mondo. Sergio non ha mai, credo, gridato in vita sua. Non è un uomo che non si arrabbia, ogni tanto ha legittimamente i suoi scatti. Però nel suo racconto della realtà non c'è mai nulla che sia gridato. È tutto raccontato, appunto, il narratore di cui prima. In un tempo in cui invece tutto è gridato e non si può accendere la televisione senza dover abbassare il volume, soprattutto nel caso in cui ci siano programmi nei quali si parla di politica, ma ormai di qualsiasi cosa si ritiene che lo strumento giusto sia l'insulto, l'aggressione, la negazione della verità dell'altro. Ecco, Sergio aveva la capacità di far parlare persino i ciclisti, che per la prima volta parlavano in televisione, perché prima dicevano solo ciao mamma, poi si è scoperto che i ciclisti erano persone in grado di parlare e lui li conduceva. Li conduceva. Poi i ciclisti di allora non erano i ciclisti di oggi, nel senso che l'Italia di allora non era l'Italia di oggi, però lui li conduceva con grande rispetto nei confronti di queste persone che venivano da condizioni sociali anche difficili, talvolta persone che naturalmente non avevano livelli di istruzione, però costruiva un filo per il quale tutte queste testimonianze sudate dopo una corsa avevano un senso. Ma io non mi ricordo che quel processo alla tappa fosse nulla di paragonabile a tutto quello che oggi vediamo. Erano stanchi, erano l'uno avversario dell'altro, ma ragionavano. Ancora due cose. Primo, il linguaggio della sua televisione. A me ci sono due cose che mi hanno molto colpito, proprio esteticamente, nella televisione di Sergio. Adesso non è qui l'occasione, la sede, lo faranno in Rai molto meglio di me coloro i quali si occupano di queste cose professionalmente. Però io ricordo due cose che sono rimaste, perché la grande televisione, la televisione può essere grande, non credete mai a quelli che dicono che la televisione è merce del diavolo, è roba bassa. La televisione può essere anche importantissima, può lasciare un segno non inferiore a quello che lascia il grande cinema o la grande letteratura. Io ricordo, per esempio, in Nascita di una dittatura, quella sedia davanti a quello schermo che per la prima volta, credo, più o meno si vedeva in televisione. Quella sedia, l'idea che una persona, testimone storico, e se oggi noi sappiamo delle cose sull'avvento del fascismo, lo dobbiamo a quel lavoro che è stato fatto. Io ho rivisto un'intervista a Bordiga, per esempio, che è un pezzo di storia. Ma non era solo intervisto Bordiga e tutti i protagonisti del tempo dentro un contesto che rende quell'intervista unica, perché la fruizione dello spettatore capisce, per la collocazione dell'ospite, che quell'ospite è il centro di un racconto storico. Oppure, parlo della Notte della Repubblica, il buio. Sergio ha lavorato sul buio, che per chi fa quel mestiere non è una cosa facile. Il buio che avvolgeva i terroristi che raccontavano i loro orrori era un buio che aveva un significato estetico e civile molto elevato. In quel buio alcuni di questi terroristi si sono persino commossi, cosa che molto raramente succede. Io ho visto ancora recentemente testimonianze di una freddezza che mi ha veramente colpito, e invece con Sergio, guidati da quel tono di voce e da quel buio, persino i terroristi, come i ciclisti, tiravano fuori il meglio di sé. Ancora una cosa, che è l'ultima. Molti dei titoli dei programmi di Sergio Zavoli hanno dentro di sé la parola viaggio.
E questa è una caratteristica del suo giornalismo e anche della sua missione civile, perché lui è giornalista, è uomo politico, è direttore di giornale, insomma, ha fatto moltissime cose in una vita bellissima. Viaggio. Viaggio è non per caso la definizione di un modo di concepire il giornalismo. Cioè il viaggio è la ricerca di qualcosa. Non io ti racconto la mia verità e tu devi ascoltarla, oppure la mia verità è costruita attraverso il fatto che ciò che non mi piace lo faccio dire a uno evidentemente stolto e ciò che mi piace lo faccio dire a uno bravo, o tutte quelle quei meccanismi sapienti di manipolazione che si possono mettere in campo. No, il viaggio, cioè la ricerca, cioè l'idea che tutti insieme, spettatori e narratore, ci si mette su una barca alla ricerca di porti che non si conoscono, alla ricerca di luoghi che non si sono visti, alla ricerca, che poi è la sostanza intima dell'idea del viaggio, dell'inconosciuto. Quale più grande funzione può avere il giornalismo che accompagnare, in questo caso gli spettatori, laddove non si è ancora stati? E la seconda cosa è in Sergio la bellezza del dubbio. Sergio non è mai stato un giornalista attesi. Io credo di poter dire, avendolo seguito con l'affetto che Sergio sa, di non aver mai avuto la sensazione, accendendo la televisione o leggendo un suo articolo, che non ci fosse dentro quel lavoro, poi magari esponeva una tesi, ma che non ci fosse dentro quel lavoro la macerazione del dubbio. E a conferma di questo ho trovato una poesia, Sergio mi permetterà se leggo una sua poesia, spero in maniera civile, che secondo me è la sintesi del suo modo di concepire il giornalismo da questo punto di vista. Dice: non dire sì o no, perché da qualche parte è scritto. Chiediti se non sia vero il contrario, oppure fa così, inverti il sì e il no, anzi punta su entrambi, meglio, nega l'uno e poi l'altro, prova insomma a capire se è possibile dire sì o no senza sapere come andrà a finire. Ecco, io penso che questa sia la sostanza della meravigliosa esperienza di giornalista, di narratore, che Sergio ha regalato a tutto il nostro paese e a tutti noi che siamo stati suoi baristi. Grazie. Bravo, bravo Walter. Lo avete sentito per pochi minuti, poi gli passo il microfono e spero che lui continui. Avete sentito Sergio parlare, Sergio raccontare. Ecco, immaginate un ragazzo senza grandi distrazioni, un ragazzo che più o meno sa dove vuole indirizzarsi, ma ancora così va a scuola, va al liceo, ha qualche amico, ma non ha per esempio professori da amare, professori da emulare. Te c'era il cinema, ecco, si andava al cinema, si sceglievano i film, si tirava tardi la notte a discutere del film visto. Qualche volta si tornava a vederlo per rivedere il giudizio anche, però tolto questo non c'era granché né da sentire né da vedere. In più, come aggravante per questo ragazzetto, c'è da mettere anche che non gli interessava nessuno sport, non ne praticava, non gli piaceva il pallone, non gli piaceva il ciclismo, non gli piaceva niente. Però a casa sua si sentiva sempre un certo tipo di programma sportivo e che erano condotti da Sergio. Il processo alla tappa che ha citato, ha ricordato Walter, i Giri d'Italia,
le interviste. Ecco, e chissà perché, pur non interessandomi l'argomento, ero affascinato e restavo a sentire queste lunghe trasmissioni. Il processo alla tappa durava più di un'ora, credo. Non soltanto per la voce fascinosa, però lì si capiva proprio cos'è il mito della sirena. La sirena non ti incanta solo perché ha una voce particolare, ha una seduttiva, melliflua, è perché dentro c'è qualcosa del suo mistero, di sirena, che ti affascina, che vorresti penetrare, che vorresti capire meglio. Ecco, la voce di Sergio ti inchiodava davanti alla radio per tanto tempo, io ricordo lunghissimi pomeriggi, lunghe serate, perché a parte le notizie che dava di cosa era accaduto nell'evento sportivo del giorno, c'era questo mistero, c'era questa particolarità che captava l'attenzione anche di chi non era interessato a quell'evento e a quella trasmissione. Perché oltre ad avere dentro il mistero, Sergio insegnava, cioè quei professori che mi mancavano, e io in lui, in quelle sue radiocronache, ritrovavo questa voglia di capire, questa voglia di allargare. Quindi anche un argomento non interessante come era lo sport diventava più largo, diventava più umanistico, diventava più vicino a te. E quindi ti sorprendeva anche, perché sono preso da questa cosa che teoricamente non mi interessa. Ecco, lui aveva, a parte queste doti fascinatorie di affabulatore, di raccontatore, aveva questo, che ti insegnava delle cose. Cioè, erano solo trasmissioni sportive, ma insegnavano a un giovane tante cose sulla vita, sulla morale, sul rapporto tra gli uomini, il rapporto con le donne, il rapporto con il sentire comune, il rapporto con l'entusiasmo comune, il rapporto con le tristezze comuni. Ecco, questo per esempio a scuola non ci veniva trasmesso, e Sergio invece questo lo ha sempre fatto. Basta sentirlo, l'avete sentito, parlava di Gio Pomodoro e di questo progetto, e sentire proprio le parole che sceglie, perché anche l'italiano è bellissimo, l'italiano è talmente ricco che proprio fa tristezza vedere lo sciupio che si fa dell'italiano, anche quelli che lo trasmettono a milioni di persone, in televisione, alla radio, a Montecitorio, in politica, è un uso dell'italiano asfittico, piccolo, povero, miserabile, appunto che noi abbiamo una lingua forse veramente tra le più ricche e arricchite da grandissimi. Ecco, parlare la lingua che parlava Dante, come la parlano i nostri politici oggi, tu lo sai che nessuno ti considera più un politico, quindi per questo possiamo dirlo davanti a Walter. Ecco, quindi anche quello, questo, non solo questo rispetto per la lingua, ma questa ricerca continua. Sergio parla fluidamente, senza interruzioni, senza esitazioni, ma è frutto veramente di una interna cultura della cultura. Se non fosse innamorato della sua lingua non scriverebbe, non sarebbe il poeta che è, non sarebbe il giornalista che è, lo scrittore che è.
E quindi Sergio, ecco, non so se gli fa piacere, ma insomma è stato uno dei miei, forse il mio professore, che non trovavo a scuola, al liceo. E il fatto poi che sia di Rimini, anche lì, Rimini è un discorso a parte, che mi tocca più di quanto sembri, prima perché è il ricordo di un fallimento. Io per un certo periodo sono stato alla Fondazione Fellini, era associazione, poi fondazione, non mi ricordo bene, dove veramente c'era in partenza un entusiasmo, una voglia di fare qualcosa sia per l'amore per Fellini, ma e quindi si riversava questo amore anche su Rimini. Federico diceva qualche volta: Rimini non mi ama. Dice, però capisco anche perché non mi ami, perché forse io l'ho amata poco, nel senso che sì, l'ho rappresentata, è in quasi tutti i miei film, ma l'ho sempre rappresentata più come la vedevo io che come è. Rimini com'è, quando vado a Rimini, diceva Federico, non la conosco, non la riconosco, perché è una Rimini certificabile, è una Rimini oggettiva e quindi mi è estranea. Però capisco anche che i riminesi, vedendo la loro città che amano, trasfigurata in un'altra fantasia, in un'altra immaginazione, può piacere meno. Quindi no, questa voglia di fare qualcosa c'era veramente in quelle prime riunioni che facevamo con i nostri amici qui a Rimini. E invece la cosa è andata male, non si è riusciti, non so per quali volontà contrarie, non so per quali avidità più o meno ben riposte, non so per quali incomprensioni. Sta di fatto che dopo 3 anni, mi pare, ho dato le dimissioni, e poi sono venuti altri colleghi che però non mi pare abbiano avuto destino migliore del mio. Ecco, quindi c'è anche un po' di amarezza nel mio rapporto con Rimini, però l'amarezza, ripeto, io sono un sostenitore dell'amarezza. L'amarezza va bene, l'amarezza va anzi difesa. Per esempio il film che avete visto, qualcuno di voi ha visto stasera, mi suscita qualche amarezza. È un po' come aver prenotato un tavolo in un ristorante per 6-8 persone e poi ti ritrovi da solo perché dici: ma Vittorio no, no, Vittorio non viene, Alberto no, neanche lui poteva, e Marcello no, neanche lui, Ugo neanche lui, e Tonino Guerra no, neanche lui. E ti trovi da solo in questa tavola piena di coperti, e allora c'è certo il divertimento, il ricordo dell'allegria di questi personaggi. Federico era molto allegro nella vita, però c'è anche un fondo di amarezza che non è un sentimento del tutto negativo. Quindi ecco, Rimini mi suscita un po' di amarezza per questi motivi, sia per il film che ho fatto su Federico, sia per certe memorie che riguardano il trattamento che ha avuto Federico da questa fondazione, associazione. Trattamento uguale poi che ha dovunque, perché anche a Roma, Roma come si sa è piena di turisti, e molti di loro vengono e vanno a via Margutta e chiedono, dice, ma dov'era? Abitava qui Federico Fellini? Sì, qualcuno si ricorda il numero civico, c'è un portoncino, c'è una targa che si legge poco, piccola, poi qui abitava Federico Fellini. Ecco, c'è una capitale come Roma, che dovrebbe essere anche capitale di cultura,
che non ha l'orgoglio di certi figli, di certi libri, di certe opere, di certe poesie, di certi film, e non ha l'orgoglio, non ha la voglia di memoria, sì, è un po' comune. Certo, poi siccome un po' siamo superficiali, un po' ci soffermiamo non a lungo sui problemi, diciamo, vabbè, ma si sa, siamo fatti così, è terra d'oblio anche l'Italia, ma ci va bene così. Così va bene così finché non ti coglie un attimo d'amarezza, ma solo un attimo, perché poi invece tornano tutte le cose positive e torna la festa a Sergio, che tutti amiamo. È difficile pensare che possa esserci un nemico di Sergio, forse qualcuno lo avrai, ma sei talmente strutturato per essere amato che il tuo destino è quello. Ma ci tengo che restituire la voce e la parola a Sergio. Mi sentirei di spendere qualche parola in difesa di Federico. Federico disse, è vero, quello che ci ha ricordato il sindaco in apertura di questa serata. Rimini è una specie di pastrocchio tenero. Quella parola pastrocchio voleva indicare semplicemente l'impossibilità di definire un'identità riminese. Così come è difficile, per la verità, definire l'identità di tutte le piccole patrie che coltiviamo dentro di noi, la nostra memoria, le nostre esperienze, i nostri viaggi, i nostri innamoramenti, le nostre fantasie, eccetera. Ma Federico, questo tesoretto di ricordi, per esempio, della giovinezza, che pure sono vivissimi anche nella testimonianza che lui rende con le vignette sul Marco Aurelio, istituendo storie che hanno origine proprio nella città di Rimini, dove si riconoscono luoghi, personaggi, persone, e la dice lunga sul fatto che lui ha mantenuto una certa fedeltà con le radici, eccetera. Ma Federico però si accorge a un certo momento di essere stato lui per primo, in qualche modo, a tradire se stesso. Si è cioè accorto che per fare un mestiere difficile, come quello che lui voleva fare, nonostante quest'aria di disinvolta allegria che circondava il suo lavoro, lo costringeva a prendere distanze dalla grande sentimentalità giovanile. Era diventato più austero nei confronti di quella piccola poetica che noi provinciali, rimasti a Rimini più a lungo di lui, continuavamo a conservare, perché ci pareva che una città di mare come questa, con un mare che, diciamo la verità, non è quello delle Bermuda o delle Maldive o di qualche altro posto miracolante della natura, è un mare proletario, un po' grigino, un colore che cangiante tra il verde, il grigio e l'azzurro. Però c'è una magia dentro, una sorta di spleen, di malinconia dolce, che secondo me si provoca soltanto in luoghi come questi. In queste piccole patrie si costruiscono anche delle grandi identità creative, come quella di Federico. Federico, quando fa ballare i giovani ragazzi di Rimini sulla terrazza del Grand Hotel, tenendo fra le braccia la nebbia, ricostruisce in fondo un poco del desiderio dei giovani delle città di mare, che hanno di fronte lo spettacolo di questa vitalità femminile che prorompe da ogni parte, e loro, costretti nei loro mestieri, nelle loro abitudini di vita, nelle loro condizioni economiche, a dover essere soltanto spettatori delle storie degli altri, finiscono per avere un sentimento di questa privazione, che è per l'appunto quel tanto di nostalgia che rimane in ciascuno di noi, che abbiamo sempre coltivato, direi quasi, perché ci ha tenuto compagnia, il sentimento dell'esilio. Chi va lontano da questa città, dopo un po', prova il sentimento del ripudio di qualche cosa che aveva invece la natura per durare dentro di noi. E difatti si torna continuamente
in questi luoghi come i fiumi, i canali, arrivano verso sempre, ineluttabilmente verso il mare. Federico diceva, d'altronde, il primo a tradire questa congerie di sentimentalismo e di pura memoria, tutto sommato, quindi con tutti gli oggettivi disincanti che qualunque paese rivela, diceva anche che lui aveva talmente saccheggiato il ricordo della sua infanzia, soprattutto, ma anche della sua adolescenza, che si sentiva persino in colpa nei confronti di Rimini. È una città, dice, che io ho distribuito in tante cose dei miei film, non soltanto in Amarcord, come si crede che sia la summa della mia riminesità ripristinata. No, Amarcord è un momento, forse il più lirico di questo sentimento, ma i sentimenti veri, quelli che ti fanno anche soffrire, sono quelli che spendi di giorno in giorno nei momenti piuttosto frequenti della vita di ciascuna creatura, che sono quelli del tentativo di riconnettersi con qualcosa che è stato, che ti ha nutrito e ti ha fatto in un certo modo, perché tu vivesti in quel modo la tua vita. E Federico aveva un'abitudine: quando si andava la sera a mangiare a Grotta Ferrata, in una trattoria che si chiama Il Fico Vecchio, e non c'era sera che non mi dicesse: ma cosa dicono a Rimini di me? E io confesso che quando mi pareva solo una civetteria ero anche brutale nella risposta, ma quando coglievo in questa domanda il desiderio di sapere che a Rimini avevo nostalgia di lui, io mi ingegnavo di addolcire la risposta e gli dicevo: Federico, guarda che a Rimini hanno ragione di nutrire queste riserve nei tuoi confronti, perché tu arrivi di notte, tiri un sasso alla finestra dell'avvocato Benzi, vai in giro per le strade tardi di calcio a dei barattoli, la mattina la città si sveglia e viene a sapere per caso che Federico è stato a Rimini, ma di notte, ed è ripartito non appena è sorto il sole del nuovo giorno. Come potevi pretendere che una città ti amasse? A parte che c'è proprio nel carattere dei riminesi quello di non essere troppo condiscendenti con chi non dimostra, non dico pari interesse, ma una qualche idea di riconoscenza per il luogo che ti ha nutrito, dove sei nato e che ti ha fatto, in sostanza. E c'è una letteratura ricchissima di sciocchezze che descrivono Federico come una persona che non radica mai i propri pensieri e i propri sentimenti su nessuna cosa e nessuna persona. È un'infamia verso una persona che in tutta la sua vita ha dato prova di essere sensibile alle storie umane, e figuriamo se non quelle che diventano proprio paradigmatiche nella sua storia artistica, cioè che fanno parte di quella narrazione di cui parlava prima Walter Veltroni, che è poi la cifra di un artista. Lui faceva il cinema, che cosa poteva fare a Marcord tutta la vita? Non credo. Però quando ha fatto Marcord è stato capito in tutto il mondo. Come si spiega questa cosa? Rimini deve ragionare su questa cosa. Federico non ha fatto il marketing di Rimini, ha creato un'idea di bellezza intorno a Rimini e un poco anche di mistero, di giocondità, di, come posso dire, di sintonia con la natura, di cordialità e quindi dell'accoglienza, e quindi della capacità anche di legare delle conoscenze che duravano, tant'è che Rimini è stata, credo sia ancora, un luogo dove si ritorna. Non è, ben inteso, quello che Alfredo Panzini, che per la verità non era neanche romagnolo perché è nato a Senigallia, però la sua vita centrale, la più importante, l'ha vissuta a Bellaria. Ma Panzini diceva una sciocchezza quando diceva: rimanete fedeli alla Romagna, è l'unica terra dove si conserva quel po' di buono che è rimasto nel mondo. Non è vero. Noi non siamo quelli che mangiano più di tutti, sono i più allegri di tutti, i più accoglienti di tutti, i più generosi di tutti, che quelli che fanno l'amore più di tutti. Siamo gente normale, e io mi vanto ogni tanto di questa semplicità e di questa normalità. Un poeta, Aragon, diceva che solo il normale è poetico, e io in qualche misura ci credo, anche se c'è, come posso dire, il tono apolitico dell'invenzione di un poeta, come mi illumino d'immenso, che preso così sembra un gioco linguistico, invece ha un alone che diventa poetico poi nel suo contesto. Ecco, Federico aveva nel contesto
qualcosa che gli suggeriva la continuità di questo richiamo di Rimini, e che non viveva perché la sua vita si svolgeva altrove, con altri obiettivi, altri pensieri, altre pretese anche, e non aveva torto. Però quando si è trattato di vedere decadere la sua forza fisica e persino per qualche segno intellettuale, si dà il caso che tutto questo è successo a Rimini. La sua sosta prima nel Grand Hotel, poi nell'ospedale di Rimini, dove ha ricevuto delle cure degne di un grande nosocomio, come diceva lui. E dove andammo a trovarlo un giorno, Biagi e Dio, e entrammo in questa stanza e lo trovammo che guardava il soffitto, come fanno quasi sempre gli ammalati. E gli chiedemmo: ma cosa pensi, Federico, in tutto questo tempo che sei costretto a vivere questa, così, questa solitudine e questa inerzia, eccetera? E lui, che non rinunciava mai a dire qualcosa che lasciasse il segno, disse: ma penso come sarebbe bello innamorarsi ancora una volta. Che aveva poco a che vedere con la malattia e con i presagi che doveva comunicargli un male che non aveva grandi possibilità di recedere, tant'è che si è consumato via via, anche se si è risolto con un incidente che ha qualcosa di terribilmente grottesco. Era domenica, io telefonai, stava prendendo una macchina che avrebbe portato di lì a poco lui e Giulietta in un ristorante vicino. Avevo ottenuto dal direttore dell'ospedale, pare che fosse Umberto I, non so bene come si chiama, e ritornò da un piccolo incidente. Aveva inghiottito delle mozzarelle di misura piccolissima, di piccoli ovoli, eccetera, e una si era particolarmente intrattenuta intorno nella sua gola, eccetera. Arrivò all'ospedale, cominciò ad essere cianotico. Era domenica, erano le 2 del pomeriggio. Giulietta disperatamente gridò perché arrivasse qualcuno, non arrivò nessuno, e dopo 15 minuti Federico morì per una mozzarella che non si riuscì, nel tempo della grande tecnologia, che non si riuscì a espellere dalla sua gola. Fu una morte così disadorna, così umile, così volgare, anche per come è stata circondata dall'inerzia, dall'insensibilità, dalla scarsa vedutezza di un'istituzione delegata dopo tutto a mantenere il servizio attivo fino a quando hai dei malati in casa. Eppure ebbe questa fine così, veramente ridotta quasi a nulla. Ma quando celebrammo il funerale di Federico a Rimini, in questa città che secondo lui, o secondo la diceria, non lo amava abbastanza, io ricordo che mentre parlavo l'orazione funebre, la piazza Cavour nereggiava di riminesi. Non c'era posto per un'altra persona in quella piazza. E quando passò il feretro, tutti alzarono dalle tasche un fazzoletto bianco e sembrò un'unica grande voliera, come un volo di gabbiani, che si alzasse per salutare per l'ultima volta Federico. La bara fu fermata davanti al suo cinema prediletto, il Fulgor. Quando siamo andati qualche volta al cinema, negli ultimi tempi in cui stava a Rimini e frequentava Demos Bonini, il pittore, che era mio grande amico, e uscendo, Federico era sempre innamorato di quello che aveva visto, purché fosse cinema, e aveva l'aria di dire: abbiamo passato un'ora e mezzo di vita e noi non possiamo liberarcene così con troppa facilità. E ripercorreva la storia del film. C'era una vocazione irresistibile che l'ha portato a diventare il più grande fra i più grandi registi del mondo. Lo dico sapendo di essere passibile di qualche enfasi, eccetera. Ma credo di avere le carte in regola, nel senso delle testimonianze attendibili, per poter dire questo. E per smontare le tante cose del cosiddetto fellinismo, c'è un dato che io vorrei affrontare, spero di cavarmelo in 5 minuti neppure, ed era il sentire, come posso dire, metafisico, prima ancora che religioso,
di Federico. Non a caso Federico amava molto il mistero della nascita, questo uscire da questo buio e di colpo avere la facoltà di capire di lì a poco, di essere al centro di una creazione stupefacente, dove potevi cogliere dal sorriso della madre l'odore di tua madre, il pianto di un bambino, il riso di un bambino, le carezze su un bambino, e poi il canto, la musica. A Rimini, poi, in questa città che ha questa piccola lagna nel suo parlare, la maschera di Rimini si chiama gnornia. Gnornia è una parola che ai riminesi non può creare equivoci, significa è un parlare lento e vagamente lamentoso. Io mi ricorderò sempre, lo raccontavo anche oggi, i frammenti di parole, di tonalità che raccoglievo specialmente d'estate, quell'estate in cui dopo mangiato ci si mette sul davanzale di una finestra specie come la mia, che dava sugli orti, e subito dopo c'era la ferrovia, quindi un luogo che creava stimoli infiniti all'immaginazione. Passavano i treni fischiando, di notte ululavano finché l'urlo del treno si perdeva nella notte, quindi si creavano suggestioni straordinarie. Nel silenzio di agosto, soltanto le cicale, e la voce di un bambino che chiama il padre. Cercherò di imitare il dialetto romagnolo, che io peraltro credo di conoscere, la mia grande disputa con Guido Nozzoli, che lui diceva che lo conosceva come nessun altro. Io lo sfidavo e vincevo sempre io. E il bambino diceva: babbo. Silenzio, perché i riminesi prendono sempre un po' di misure. Babbo. Dopo un po' il babbo risponde: cosa vuoi? Quei bambini ci menano. Ci menano vuol dire ci danno le botte. E il padre ci pensa ancora un po' per capire cosa deve dire. E lascia che facino. E allora il bambino dice: amo, lascia che facino, si menano a noi. Non è facilmente dimenticabile un luogo dove succedono delle cose che tu ricordi a distanza di 40-50 anni. Io credo che si radicano veramente delle cose misteriose proprio nella storia delle persone. E dicevo quindi del rapporto con la metafisica, che è così contigua al rapporto con la religione. Federico aveva una grande curiosità, io ne avevo di una qualità inferiore, quanta ne aveva lui, ma lui era molto misterioso in questo genere di bisogno di capire di che si trattava. Una volta seppe che io conoscevo bene il cardinale Silvestrini, per una ragione molto banale, che studiò a Firenze, a Faenza, era di Brisighella, studiò a Faenza insieme a mia moglie, e diventammo amici a Roma, e di tanto in tanto veniva a Montepozio, nel mio casale dove io abito tuttora. Come Federico seppe che io conoscevo Silvestrini, che allora era un vero principe della Chiesa, lui e Casaroli, mi disse: Sergio, me lo fai conoscere? Io invitai Federico e assistetti a un colloquio fra Casalini, fra come si chiama? Silvestrini. Sono 90, eh? Dove queste due persone così lontane si scambiarono delle confidenze straordinarie, e nacque un sodalizio che è continuato fino alla morte di Federico, tant'è che inopinatamente, tra lo sbalordimento di tante persone che lo credevano un laico inveterato, eccetera, il cardinale celebrò il rito funebre nella grande chiesa romana in morte di Federico Fellini. Una volta mi disse, si era parlato un poco di questioni ultime, disse: Sergio, ma tu non sei curioso di vedere come va a finire? Le sue allusioni avevano sempre un tono semplice, un po' accattivante, che non risultasse troppo severo, per cui o la persona era impreparata ad accettare la conversazione,
oppure lo considerava addirittura indelicato ricorrere ad argomenti del genere in situazioni per lo più mondane, come quelle nelle quali ci vedevamo e ci intrattenevamo. Un'altra volta ero andato a Chernobyl, dopo quel disastro tremendo, indicibile, veramente. Io fui investito, io fui, la mia, una piccola corriera, c'era stata prestata dall'autorità ancora sovietica. C'era Gorbaciov, ma non aveva ancora il potere. E lungo una strada che rassomiglia molto a quelle strade diritte che in genere sono accompagnate da un canale, dove stentano due macchine incrociandosi a passare indenni. Noi andavamo con questa piccola corriera che caricava noi e tutti i nostri mezzi di ripresa. Vedemmo un tir russo, dell'armata russa, portava una rossa stella in questo verde marcio di questo tir. Il nostro autista capì al volo la situazione e gridò. Io non feci tempo neanche a capire. Avevo le gambe infilate in quel piccolo vano che si forma nel posto vicino a quello del conducente. Avevo la gamba evidentemente rigida e nello scontro si ruppe la gamba, si spezzò in 4-5 pezzi e fu un disastro rimetterla in sesto, perché i russi erano molto bravi a sistemare le ossa, ma non erano altrettanto bravi nelle anestesie. Bravi per le ossa perché avevano fatto una guerra praticamente d'inverno, e per l'anestesia mi raccontava Demetrio Olcic, quando era il nostro corrispondente da Mosca, diceva: noi per toglierci un dente andiamo a Helsinki, non si sa mai. Io raccontai a Federico dei miei sogni, una piccola pausa per dire che Federico, in un libretto scritto da Tullio Pinelli, che è stato il suo primo grande sceneggiatore, quello che fece con lui La strada, tanto per intenderci. Ebbene, Pinelli racconta che Federico aveva 6 amici fondamentali, tra cui, bontà sua, metteva anche me, dando a ciascuna di queste persone un ruolo. Zavoli, dice, era l'uomo dell'ascolto e dei sogni. Aveva saputo che Federico la mattina verso le 7:30. Un'altra finestra di un altro palazzo. E io con un bilanciere in mano che dovevo percorrere questa distanza su questa corda. Se non che a un certo momento mi accorgo che questa è la corda d'aria, non c'era più, e io precipito e cado e sono pieno di sgomento, di paura, atterrito addirittura dal momento in cui avrò l'impatto, e racconto con emotività questa cosa a Federico. Lui mi ferma subito e mi dice: ma avevi paura della morte? E dico: certo Federico, non c'era possibilità di salvarsi in quella situazione. E lui mi disse con molta calma: ma chi ti dice che quella fosse la fine del tuo viaggio e non l'inizio? Allora ebbe un'altra prova dell'interesse, quantomeno, che provava per questioni che non erano propriamente miei, così, appartenenti alla vita quotidiana. Mi disse, ai tempi del Jim Astorna: Sergio, io voglio fare questo film per una ragione molto semplice, per dire in un modo laico della necessità di stare insieme, di capirci, di rompere gli steccati, per esempio tra chi crede e non crede. Aveva visto un mio documentario che si chiamava Clausura, che lo aveva impressionato, non certo per le mie qualità, ma per le cose che diceva questa monaca di clausura, da me provocata. Ma aveva anche assistito alla serie di un'inchiesta intitolata Credere o non credere, che inopinatamente andrà in onda in prima serata su Rete 1 e senza l'intervento della pubblicità, neanche io fossi Fellini. Lui era molto quindi interessato a parlare con me di queste cose e mi disse: voglio fare un film. Grosso modo vi racconto la storia. Era un'orchestra, volava su un aereo, doveva raggiungere un luogo dove tenere un grande concerto. Un incidente aereo fa precipitare l'apparecchio nella piazza della città dove c'è una grande cattedrale. Lui dice: poteva essere
non ricordo bene, no, Colonia, stavo per dire Dresda, Colonia, e poi dopo il risveglio in questa dimensione lunare, incomprensibile, misteriosa, pacata, serena, senza emozioni, ma senza, come posso dire, adesioni né ripulse. Quindi una situazione un po' disumana in un certo senso, che però tendeva a creare l'idea del dover stare insieme a condividere una cosa uguale per tutti. Disse allora, io avevo pensato che con tutto un risvolto di ordine immaginifico, nel finale del film lui mettesse la macchina da presa sulla balaustra del giardino di come si chiama il grande giardino, sopra Firenze, di Boboli, sul cui sfondo era disegnata la teoria dei campanili, che davano conto di civiltà diverse, di arti diverse. E l'orchestra che, avendo ritrovato la propria compostezza, ciascuno col suo strumento, cioè col suo obbligo di ritrovare la sua propria identità, con un strumento che doveva esprimere se stesso, ma in nome di un contesto che metteva insieme tutti i suoni, il cui insieme era per l'appunto un'armonia generale, era il concerto, in sostanza. E mi disse, mi serve una musica che accompagni, anzi che prepari addirittura questa atmosfera. Io avevo ascoltato da poco tempo Vivaldi, il concerto dell'armonia e dell'invenzione. Gli portai il disco, lui dopo un mese si fece vivo. Aveva persino ridotto il numero delle telefonate del mattino, in ogni caso non me ne parlò mai. E mi disse, Sergio, mi hai messo un po' nei pensieri. Ho dovuto dire che non funzionava neppure quella musica, eppure devo riconoscerti, era molto adatta, ma perché quel film non si poteva più fare. Allora qui bisogna intervenire in quel dato della personalità di Federico, che fa a pugni con l'ipotesi di una sua relazione spirituale con l'aldilà. Era caduto nelle suggestioni di Roll, che è stato un medium, si dice, da parte delle persone colte, coltivate, che hanno studiato Freud e Jung, soprattutto Jung, che Federico ama di più perché lo considerava uno scienziato veggente, al contrario di Freud, che invece era un paradigma, gelido come la matematica. E Rolli aveva detto che non doveva fare il Mastorn. Non ho mai saputo da Federico se abbia voluto tacermi o non avesse la possibilità di dirmi per quale motivo Rolli lo avesse sconsigliato di fare quel film. Io credo che il fatto di non parlarne potesse corrispondere a un impegno preso con il mago, per il quale aveva una sudditanza, viveva una sudditanza totale, che aveva predicato quel fenomeno che si chiama l'apporto e che è il passaggio di un oggetto da una stanza all'altra attraverso un muro. Lo capisco, è una cosa che può sollevare anche un pochino di disincanto circa la serietà della cosa, ma se uno crede a tutti i costi a qualunque forma dell'inconosciuto e del possibile, e può essere credibile anche una cosa che lui ha creduto di vedere, e non ha fatto il film preoccupato di cadere nell'avvertimento di Roll, che lo aveva avvertito che non sarebbe stato prudente fare quel film. Federico era un uomo molto fermo nelle sue cose, realizzava progetti che nessun altro regista avrebbe potuto concludere neanche col più tollerante e, come posso dire, arrendevole dei produttori. Però di fronte alla magia era di una, come posso dire, di una forma di atalassia. Era come se il suo cervello si fermasse e lui rientrasse misteriosamente
in quelle atmosfere che non a caso fanno parte di un film che lui considerava il più bello e il più importante che sia stato fatto al mondo. Ed era Odissea nello spazio di Kubrick, che considerava il più grande di tutti, lui compreso ovviamente. Ecco, dico questo perché si sono dette e si continuano a dire tante cose su Federico Fellini, attribuendogli disinvolture d'ogni genere, tolleranze di ogni genere, attitudini di ogni genere, capace di sorvolare su principi, valori, poco moralista, ma che aveva un fondamento morale molto serio, e che era una persona invece che obbediva a una serie di canoni, che erano intellettuali, erano estetici, erano storici. Per esempio il fatto che non amasse la politica non è vero. Ha fatto la guardia al feretro di Berlinguer, con il quale non poteva avere nulla a che vedere da un punto di vista ideologico. Ne parlavamo stasera con Walter Veltroni, che si prepara a dedicare una cosa che sarà, credo, stupefacente sulla vita di Berlinguer. Molti auguri, Walter. E partecipò alle esequie, ultime, quelle diventate proprio pubbliche, del feretro esposto alle botteghe oscure, facendo il suo turno di guardia al feretro per 20 minuti. Uscì, c'era fuori il popolo comunista, che gli portò rispetto, gli fece largo, lui passò, c'erano le persone, ogni tanto qualcuno gli stringeva la mano, e lui imbarazzato la stringeva, e non capiva bene perché si fosse trovato dentro questa cosa che era così naturale per lui e che è rimasta naturale comunque. Ecco, voglio dire che quando una creatura ha questa complessità di vita dentro, non lo si può ridurre al fellinismo. Bisogna parlare semplicemente di una cosa molto più semplice, che si chiama Federico Fellini. Grazie. Adesso, nelle piste teatrali, nei film, c'è sempre quello che fa cadere, come dire, il tono. Immaginatevi, dopo le parole di Veltroni, di Walter, di Ettore Scola e di Sergio Zavoli, vorrei cedere il microfono a qualcuno di voi per trovarne, come dire, di qualcuno leggermente assimilabile. C'è sempre qualcuno, appunto, che deve fare questa parte. La parte che facciamo insieme, Sergio, è quella di abbracciarti tutti, abbracciarti come città. Hai detto di Federico anche delle cose, mi permetto di dire, almeno io me le sono immaginate così, anche delle cose di te, di questo viaggio di Federico, che inizia quando torna nella sua città, alla fine della sua storia, in quella corsa su questa fune, dove ti dice: ma sei sicuro che non ci sia qualcos'altro? Noi siamo abituati, come dire, a volte anche a descriverci molto peggio di quello che siamo. Questo penso che possa capitare a tutte le città. Rimini poi è una città dissacrante, sicuramente. Ho visto nel film di Scola, mi è piaciuto vedere, o comunque ho creduto di interpretarlo, o comunque quello che ho sentito, anche questa ironia, no, di Federico, che c'era nelle cose, nel tatto, nello sguardo, ovviamente anche su se stesso. I riminesi tendono anche a volte, molto spesso, i riminesi, o comunque non lo so, le persone che abitano qua, a non prendersi, a non darsi troppa importanza, a non prendersi troppo sul serio. Noi questa sera non ci siamo presi sul serio, ma ci siamo ripresi sicuramente il nostro Sergio, che dicevi di Federico la complessità di una figura così, no? Per cui
mi viene anche qui da pensare che essendo sì, questo sì, banalmente, comunque i romagnoli molto permalosi, questo è un tratto che c'è. Quando qualcuno si chiede se mi amano ancora, forse quel sentimento non si è mai reciso, è un sentimento che c'è. Se chiedi a qualcuno appunto se la tua città o la tua amata ti ama ancora, evidentemente non si è mai spezzato un sentimento forte. Sicuramente quello di Sergio con la città non solo non si è mai spezzato, ma ogni volta, ogni giorno, ogni racconto, ogni parola, ogni storia diventa non qualcosa di più forte tra noi e lui, ma qualcosa di più forte che ci lascia anche per uscire di qui e nel nostro lavoro, almeno io nel mio, per trovarci qualcosa di una dimensione di senso di cui oggi abbiamo bisogno. Quindi Sergio, anche oggi in questa serata strana, non organizzata, con questo regalo tuo alla città che attraverso il lavoro di Ettore restituisce Fellini, con Walter che prende il treno e viene qua e ci dice anche del suo sentimento, ti vogliamo ringraziare. E siccome appunto c'è sempre qualcuno che fa cadere un po' il tono, io mi sono permesso di farlo, e poi c'è sempre qualcuno che porta la torta, e quindi facendoti davvero gli auguri, abbracciandoti, adesso sarebbe, come nei migliori compleanni, il momento della torta. Quindi auguri, se ci fermiamo fuori facciamo anche un brindisi.